Ciao ragazzi, oggi front squat, accosciata frontale con il bilanciere. Il dettaglio chiave che vediamo oggi sul front squat è l'appoggio alle clavicole. Ora io ve lo mostro rivolto verso la sala. Ovviamente l'esecuzione corretta è di ingaggiare e disimpegnare il bilanciere rivolti verso il power rack. Tuttavia, per ragioni didattiche, ve le illustrerò al contrario. Il dettaglio chiave è l'appoggio sulle clavicole. Molte persone fanno il front squat appoggiando la barra sulle spalle, in questo modo qua. La stabilità è molto bassa e la possibilità di caricare pesi importanti è praticamente nulla, perché poi il bilanciere da qui scivola. L'appoggio quindi non è mai sulla carne, ma è sempre sulle ossa. Metallo su ossa, duro con duro. Quindi da qui il mio deltoide è completamente fuori dal bilanciere. Già da questa posizione, a braccia tesi in avanti, potrei fare la mia accosciata. Per evitare che il peso del braccio gravi sul deltoide, posso incrociare i polsi e appoggiare le dita sulla barra. Anche qua una buona norma è rompere il parallelo. I più elastici possono anche scendere totalmente appoggiandosi sui polpacci. Accosciata totale. O come dicono gli americani, ass to the grass. Questa è la presa con i polsi incrociati. Chi invece vuole stare più su uno stile tipo pesistica, weightlifting e ingaggiare il bilanciere da sotto, può tranquillamente tenere l'impugnatura che si usa nello slancio della pesistica, sempre con l'appoggio sulle clavicole. Questo appoggio vi consente due vantaggi. Il primo, di avere il busto più verticalizzato, e il secondo, di lavorare molto meglio le cosce rispetto alla variante di squat che ha il bilanciere dietro le spalle. Altra cosa importante, se fate lavoro di accosciata pesante, abbiate sempre le barre di protezione. Grazie per l'attenzione, a presto.